Per cortesia. Per cortesia, un po' di rispetto per tutti. Su. È diplomatico nei giorni, nelle notti di negoziato in particolare, ma ovviamente è iniziato ben prima, ha consentito di vedere confermato, pur a fronte del riequilibrio tra grants, quindi sussidi, come sapete passati da 500 miliardi di cui alla proposta originaria ai 390 miliardi di euro attuali, e loans, prestiti, passati però da 250 a 360 miliardi di euro, causato dalla visione anacronistica di pochi Stati membri, il volume comunque complessivo, dicevo, è stato confermato, pari a 750 miliardi di euro, e quindi nel complesso la iniziativa, questa proposta, è rimasta integra quanto alla sua portata economica. È stato in tal modo confermato una risposta ambiziosa, adeguata alla posta in gioco. Il funzionamento del mercato unico e il rilancio delle economie europee interdipendenti. E in questa prospettiva abbiamo lavorato non soltanto, vedete, per tutelare la dignità del nostro Paese, per promuoverne il ruolo di primo piano in Europa, ma anche per salvaguardare le prerogative stesse delle istituzioni europee, da alcuni tentativi ben insidiosi, emersi durante il negoziato, di snaturare l'essenza autenticamente comunitaria del programma Next Generation EU, contribuendo alla piena affermazione del principio di solidarietà. E devo confessare, ci sono stati dei momenti durante la lunga fase dei negoziati nei quali la rigidità delle differenti posizioni sembrava addirittura insuperabile. Anche in quei momenti più critici, tuttavia, continuava a maturare la sempre maggiore consapevolezza di un profondo senso di responsabilità verso i nostri popoli. Non potevamo fallire, né accedere a un mediocre compromesso, addirittura rinviare la decisione. Per questo, con tenacia, con determinazione, abbiamo proseguito il confronto a oltranza fino all'alba di ieri. Possiamo dirci soddisfatti di un risultato positivo, che non appartiene ai singoli. Guardate, non appartiene pure a chi vi parla, al governo, e se mi permettete pure alle forze di maggioranza. È un risultato che appartiene all'Italia intera. Possiamo riassumerlo: la classe politica italiana nel suo complesso ha dato una grande prova di maturità in questa occasione. E infine voglio ringraziare anche tutti i cittadini italiani, perché il loro comportamento, vedete, il loro comportamento e il loro sostegno che ha portato a questo risultato è iniziato già con i primi giorni della pandemia, laddove quindi durante le settimane più dure la prova di resilienza di cui primi fra tutti in Europa, i nostri cittadini hanno dato testimonianza, il senso di comunità che hanno saputo esprimere in quei giorni durante i quali ho avvertito forte il loro sostegno, hanno rafforzato oggettivamente la posizione, l'autorevolezza, la credibilità del governo italiano al tavolo delle grandi decisioni. E quindi grazie anche a loro che l'Italia è stata all'altezza della sfida e ha portato a casa questo importante risultato. E tutti dobbiamo esserne orgogliosi. L'Italia ottiene un risultato all'altezza delle aspettative, un esito, lo avete constatato, persino migliore rispetto all'iniziale proposta avanzata dalla Commissione europea per quanto concerne l'ammontare complessivo dei fondi destinati al nostro Paese. Nello schema attuale l'Italia riceverà 209 miliardi di euro, il 28% delle risorse totali previste dal Next Generation EU, che è, ripeto, è pari a 750 miliardi di euro,
e in particolare resta fissato a 81 miliardi l'ammontare dei trasferimenti, i famosi grants destinati all'Italia, così come previsto dalla proposta della Commissione, mentre aumenta, ma davvero in modo significativo, di circa 36 miliardi di euro, la componente di prestiti disponibili, che arriva così alla ragguardevole cifra di 127 miliardi di euro. Tali risorse potranno essere impegnate fino al 31 dicembre 2023. Il 70% di queste risorse saranno disponibili tra il 21 e il 22 e i relativi pagamenti legati allo svolgimento dei progetti definiti all'interno dei piani nazionali per la ripresa saranno disponibili fino alla fine del 2026, quando l'Unione interromperà l'emissione di titoli e inizierà il periodo di restituzione da parte degli Stati membri. Oltre alla componente principale di Next Generation EU, cioè la Recovery and Resilience Facility, potenziata a 672,5 miliardi di euro dai 560 miliardi proposti dalla Commissione europea, giocheranno un ruolo importante anche due strumenti. InvestEU, con dotazione complessiva di 8,4 miliardi di euro, che sosterrà gli investimenti privati, è un po' l'erede del piano Juncker per gli investimenti, di cui peraltro l'Italia si è rivelata uno dei principali destinatari. E poi c'è anche ReactEU, con una dotazione complessiva di 47,5 miliardi di euro, grazie al quale potranno essere proseguiti gli investimenti anti-Covid a favore del sistema sanitario e a sostegno del reddito dei lavoratori e della liquidità delle imprese. Un altro risultato politicamente rilevante dell'intensa azione politica e diplomatica condotta prima e durante il Consiglio europeo insieme ad altri Stati membri e Presidenti della Commissione europea e del Consiglio europeo è che il meccanismo di governance di Next Generation EU preserva le competenze della Commissione europea sull'attuazione dei piani nazionali di ripresa e di resilienza. Cioè i piani saranno approvati dal Consiglio dell'Unione europea a maggioranza qualificata, come peraltro già avviene ordinariamente per i programmi nazionali di riforma del semestre europeo, mentre i singoli esborsi verranno decisi dalla Commissione, sentito il Consiglio. Anche il freno di emergenza, eventualmente attivabile presso il Consiglio europeo, avrà una durata massima di 3 mesi e non potrà prevedere un diritto di veto. Sono stati dunque evitati i passaggi all'unanimità che avrebbero innescato derive pericolose sul piano sia giuridico, finendo per ledere le competenze della Commissione in materia di bilancio europeo, sia politico, perché avrebbero imprigionato lo strumento chiave della ripresa economica europea in veti incrociati tra Stati membri. Su questo punto l'Italia ha posto da subito, ha definito la sua linea rossa e vi rivelo anche che mentre, diciamo, fino alle ultime ore che si chiudesse il negoziato, gli altri punti, le partite contabili erano state chiuse, l'Italia ha voluto prima che si chiudessero tutte le partite contabili e poi sino all'ultimo abbiamo mantenuto la riserva. E su questo poi abbiamo agito con la massima determinazione, ottenendo che l'ultima formulazione, peraltro ben migliorata rispetto alle precedenti, fosse ulteriormente rinnovata. Quindi nelle ultime ore, poco prima che si chiudesse il negoziato, abbiamo ottenuto una riformulazione del freno di emergenza, ottenendo che chiaramente il Consiglio europeo, ove mai investito per in via del tutto eccezionale, con specifiche e motivate richieste che debbono addurre dei significativi inadempimenti rispetto alla programmata attuazione del piano, abbiamo ottenuto che presso il Consiglio europeo ci sia una semplice discussione, quindi escludendo qualsiasi facoltà decisionale. Abbiamo chiarito e precisato meglio che la regola che la durata dovrà essere di 3 mesi di questa sospensione per non rallentare l'attuazione dei piani e dei pagamenti. Abbiamo inoltre richiamato espressamente le competenze, gli articoli del trattato che richiamano la competenza della Commissione
e da ultimo non paghi, abbiamo voluto che fosse rilasciata una legal opinion, un parere legale da parte dell'ufficio legale della Presidenza del Consiglio europeo da allegare agli atti. Ecco allora che abbiamo evitato in questo modo che fossero compromessi inconsolidati i meccanismi decisionali delle istituzioni europee e nello specifico l'efficacia del programma Next Generation EU. Il Consiglio europeo ha adottato una decisione adeguata alla posta in gioco, anche per quanto riguarda i tempi. Era infatti fondamentale, direi indispensabile, dare un segnale chiaro ai cittadini, alle imprese e agli stessi mercati finanziari. L'Europa risponde in modo tempestivo, ben determinato rispetto alla crisi. E a riguardo segnalo che il 10% delle risorse sotto forma di trasferimenti del Recovery and Resilience Facility potrà essere anticipato come prefinanziamento del 2021 e in secondo luogo anche i progetti di investimento già avviati a partire dal 1 febbraio 2020 potranno beneficiare dei finanziamenti del pacchetto europeo purché siano coerenti con gli obiettivi del programma. Nell'ambito di questo Consiglio europeo è stato anche approvato il bilancio settennale, il quadro finanziario pluriennale 2021-2027, che abitualmente, sapete, richiede più sessioni. Il saldo italiano sul quadro finanziario pluriennale, pur restando negativo, migliora rispetto a quello attuale, quello 2014-20, passando da meno 0,24% a meno 0,17% del PIL, quindi in termini assoluti da meno 4,11 miliardi di euro a meno 2,9 miliardi di euro in media all'anno, ed è più che compensato dai rientri attesi da Next Generation EU. Siamo inoltre uno dei pochi Stati membri che vede aumentare rispetto al quadro finanziario pluriennale attuale da 36,2 a 38 miliardi di euro le proprie dotazioni sulla politica di coesione, che invece è stata ridotta per un totale di 37 miliardi per i vari Stati membri. Si tratta, se mi permettete di sottolineare, di un risultato decisivo, perché la politica di coesione, tanto più in questa particolare congiuntura socio-economica, svolge un ruolo fondamentale a beneficio dei territori. E sempre in materia di coesione è stata ottenuta maggiore flessibilità nell'uso dei fondi strutturali grazie a obblighi di concentrazione tematica meno stringenti e disimpegni più lunghi, il che consente di orientare in modo più proficuo la spesa verso le esigenze specifiche delle diverse aree territoriali, anche in chiave di sostegno ai settori più colpiti dalla crisi da Covid. E quanto all'altrettanto fondamentale politica agricola comune, il rafforzamento delle dotazioni per lo sviluppo rurale, 77,1 miliardi a valere sul quadro finanziario pluriennale e 7,5 miliardi su Next Generation EU, avvantaggia l'Italia, che ne ha ritorni elevati, oltre l'11% del totale. Le conclusioni del Consiglio europeo straordinario in materia di quadro finanziario pluriennale hanno inoltre confermato l'impegno a introdurre nuove risorse proprie già a partire dal 2021, mentre è stata evitata, come aveva auspicato l'Italia, l'abolizione della risorsa basata sull'IVA che sarebbe costata all'Italia circa 1,1 miliardi in 7 anni. Dal lato delle entrate alcuni paesi potranno beneficiare di un aumento degli sconti, lo avete sentito anche, è stato anticipato, rispetto alla quota di contribuzione del bilancio comunitario di cui già potevano avvalersi nell'attuale quadro finanziario pluriennale. Sono i famosi rebates. È un elemento che noi abbiamo sempre dichiarato anacronistico, che ci è servito, diciamo, anche per contrastare ulteriori pretese e per esercitare un potere negoziale, su cui ogni nostra parziale flessibilità è stata comunque condizionata dall'esigenza prioritaria di garantire l'esito positivo del negoziato su Next Generation EU. Il Consiglio europeo ha trovato un punto di sintesi anche in materia di Stato di diritto e di lotta al cambiamento climatico. Con riguardo allo Stato di diritto, le conclusioni collegano il suo rispetto alla tutela degli interessi finanziari dell'Unione europea, in coerenza con quanto già contenuto
nella proposta negoziale portata al tavolo dal presidente Michel. Quanto alla lotta al cambiamento climatico, è stato confermato che il 30% della spesa europea sarà collegato al raggiungimento di questo ambizioso obiettivo e la riduzione rispetto alla proposta iniziale della dotazione complessiva del Just Transition Fund, che comunque ammonta a 10 miliardi di euro, non ha uno specifico impatto negativo sull'Italia. In via generale, occorre riconoscere che il fondo soffre purtroppo di una impostazione disfunzionale, perché premia i paesi che sin qui non si sono impegnati abbastanza nella transizione ecologica, trascurando la necessità di riconoscere gli sforzi di quegli stati che, come l'Italia, hanno già intrapreso l'ineludibile percorso del Green Deal. Concludo. Gentile Presidente, onorevoli senatrici e onorevoli senatori, all'esito del Consiglio conclusosi all'alba di ieri, siamo chiamati a profondere un forte, intenso impegno per far sì che il percorso riformatore avviato nelle scorse settimane trovi concreta, puntuale attuazione. Innanzitutto con la predisposizione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, propedeutico all'accesso ai fondi europei di Next Generation.